Questi sono i carburanti del futuro, dal diesel sintetico al combustibile prodotto con l'anidride carbonica. Siamo andati nei laboratori del Politecnico di Milano, premiati dal Ministero dell'Istruzione come eccellenza. Vediamo con Elena Fusai. I cartelli indicano pericolo di esplosione. Entriamo nel bunker dove si studiano i carburanti del futuro, sostenibili e puliti. Gli esperimenti dietro a queste porte spesse. Dentro a questo impianto si miscelano monossido di carbonio e idrogeno e nascono idrocarburi liquidi che all'aria si solidificano. Il prodotto che esce da qui liquido poi si solidifica in questa specie di saponetta. Possiamo dire che è un idrocarburo, un diesel pulito? Certo, sicuramente, perché appunto non contiene composti inquinanti come possono essere lo zolfo, composti aromatici. Lo chiamano diesel sintetico, un liquido incolore a zero emissioni, ma ci vorrà ancora del tempo e ulteriori ricerche perché finisca sul mercato. Manca delle piccole trasformazioni che servono per renderlo compatibile con i motori di adesso, però nel complesso è già un combustibile idoneo. Oltre al diesel sintetico, in questi laboratori del Politecnico si coltiva un sogno ancora più grande, un combustibile prodotto con l'anidride carbonica presente nell'aria. Stiamo studiando anche come farlo da anidride carbonica e idrogeno per aiutare la lotta contro i cambiamenti climatici. Vogliamo ridurre le emissioni e l'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera. Per la ricerca non servono solo finanziamenti. Sull'impianto nel bunker c'è un cuore rosso. Lo ha disegnato la ricercatrice che qui passa le sue giornate. Vuole anche tanta passione per la ricerca. Soprattutto. Senza passione è impossibile.